sulle colline riminesi un weekend dedicato al vino, il simbolo della Romagna, il Sangiovese. Un appuntamento che da 50 anni porta la tradizione in piazza e che, grazie all'impegno della pubblica amministrazione di Cariano in rete con il piano di lavoro regionale, sta permettendo di valorizzare a 360 gradi le potenzialità di questo territorio. L'anno scorso abbiamo sfondato oltre la metà del prodotto vitivinicolo esportato, quindi siamo a dei grandissimi livelli ormai. Tra l'altro il Sangiovese sta vincendo premi, il Sangiovese dell'Emilia Romagna sempre di più anche in concorsi internazionali. Quindi è chiaro che per noi è un prodotto di punta. Quest'anno c'è un po' di sofferenza dovuta alla siccità, come sapete. Abbiamo delle situazioni varie, soprattutto in collina dove non è arrivata l'irrigazione di soccorso, c'è un calo di produzione abbastanza significativo. Peraltro pare che l'Italia si manterrà comunque in cima a livello produttivo europeo, perché i francesi hanno avuto a loro volta problemi. Invece dove si è arrivati con l'irrigazione il dato tutto sommato è buono, nel senso che l'uva è straordinaria, perché l'uva ama il sole, quindi questo pare che creerà una grande annata. Adesso vediamo come procedono le operazioni, molti hanno già finito la vendemmia. Questa festa di Coriano comunque viene a celebrare proprio l'importanza di uno dei prodotti di punta, il Sangiovese, sempre più straordinario. Ecco, una festa di questo tipo è anche un modo ulteriore per ribadire il vino come elemento di aggregazione e di promozione di un territorio. Sì, come tutta l'agricoltura, il vino si presta di più perché parla a un pubblico che normalmente fa ancora più attenzione, che ama le sfumature e che ama soprattutto il paesaggio, perché il paesaggio delle vigne è uno dei paesaggi più belli, insomma, è quello che viene riproposto anche più spesso nell'iconografia, ed è proprio per questo che molto spesso i produttori di vino, anche molti di quelli che sono qui, hanno l'agriturismo, cioè uniscono l'attività agricola all'attività dell'accoglienza e fanno un pezzo di economia sempre più rilevante di questi territori. La pubblica amministrazione di Coriano in rete con i produttori locali per valorizzare al massimo il proprio territorio. Sì, assolutamente, secondo me la formula vincente è valorizzazione del territorio più chiaramente il prodotto uguale economia e quindi reddito sul territorio. Da questo sto lavorando insieme alla mia squadra dal 2012 e su questo puntiamo per questo mandato che è appena cominciato. Una grande soddisfazione questa serata per festeggiare il 50° anniversario del Sangiovese, presente grandissima parte della regione ad appoggiare e a sostenere quello che è questo evento. Sì, assolutamente, questo è un compleanno speciale e quindi si è incastrata la disponibilità di tutti e questo ci fa molto piacere, perché è un grande onore per Coriano avere il presidente chiaramente della regione, più tre assessori regionali, più chiaramente i consiglieri regionali, ma anche il senatore Foschi, il deputato Preziosi che era qui con noi e tutti i sindaci. Però in realtà io vorrei dedicare poi questo compleanno a tutti i cittadini di Coriano che con noi hanno avuto la grandissima voglia e capacità di sognare per il territorio e quindi di vincere delle grandi sfide, perché Coriano non era assolutamente un territorio protagonista, adesso lo è diventato, quindi siamo un territorio competitivo al pari di Rimini, di Riccione e di tutti i più grandi comuni dell'entroterra e comunque della costa. E l'orgoglio anche comunque di far valere la ruralità di tutto il territorio, non vi batte nessuno qui. No, infatti è questo, lo dico da persona che è venuta ad abitare a Coriano, quindi ha scelto di abitare a Coriano perché io sono nata in Puglia, mi sono innamorata di queste meravigliose colline e quindi da lì siamo partiti anche nell'impegno politico-amministrativo. La ruralità è alla base, perché significa sicuramente sacrificio, voglia di crescere, entusiasmo e capacità anche in questo momento di innovarsi facendo squadra davvero. Per cui anche se su tutti i tavoli politici si parla di fare squadra, poi in realtà non lo si fa, a Coriano l'abbiamo fatto, perché avere i produttori e quindi le stesse cantine che non si fanno concorrenza ma lavorano insieme per uno sviluppo maggiore sicuramente vuol dire arrivare più avanti rispetto a tutti gli altri. È una fetta di territorio importante quella dedicata a questa produzione. Sì, perché comunque Coriano ha un'estensione territoriale di 47 km quadrati, quindi è il più grande comune dopo Rimini. Ha 600 ettari, tutti dedicati alla vite e nello stesso tempo abbiamo 1 milione di bottiglie e 50 etichette sul mercato. Per cui, come diceva il presidente Bonaccini, siamo più forti se facciamo squadra e arriviamo tutti insieme a portare un prodotto, che poi sia di una cantina piuttosto che dell'altra, non importa. L'importante è creare un brand, un marchio sul quale lavorare.
fare. Per cui nella mia agenda come priorità c'è assolutamente quella di portare economia sul territorio, anche in un momento difficile economico da un punto di vista nazionale. Per cui noi abbiamo voglia di creare dei posti di lavoro partendo dal sacrificio, partendo dall'agricoltura, perché quello che sappiamo fare meglio qui a Coriano. L'enogastronomia, cioè l'agroalimentare, vale oltre 6 miliardi di euro nelle esportazioni, dopo la meccanica e la meccatronica e i motori è la seconda voce. Hanno fatto i produttori il record di export lo scorso anno con 56 miliardi di euro e quest'anno lo si batterà. C'è poco da fare, se si sta a stare nel mondo, nei mercati mondiali, i nostri prodotti sono talmente eccellenti che se anche hanno un costo del lavoro più alto, sono molto spesso inimitabili. E nell'enogastronomia l'Italia, come si sa, dice qualcosa di rilevante, ma l'Emilia Romagna in particolare non tutti sanno, siamo la regione ad esempio col più alto numero in Europa di prodotti IGP e DOP, e anche per questo dopo gli Stati Uniti l'anno scorso, Washington e New York, abbiamo scelto la Cina quest'anno a novembre per la settimana della cucina emiliano-romagnola nel mondo. Ecco, non a caso lei ha annunciato che l'Emilia Romagna sarà protagonista all'estero nei prossimi mesi insieme Emilia con Romagna. Voleva essere un po' una provocazione sul dibattito che ha sollevato la Lega in queste ore? Guardi, io ho detto che a me pare un dibattito, per quanto legittimo, ci mancherebbe che ognuno non avesse il diritto di dire le proprie opinioni. In un momento così mi sembra sinceramente surreale. Cioè, voi provate a pensare se questa regione, ma lo dico per la Romagna anche, immaginasse di staccarsi e da sola affrontare la sfida globale, ognuna delle due senza l'eccellenza che ha quell'altra. Pensate all'Emilia senza quanto apporto dà, ad esempio, il tema della costa e del turismo, oppure pensate la Romagna senza una parte di quella manifattura, no? Che contribuisce, abbiamo detto, a quei risultati. Dicevo prima, se all'estero noi la piadina del Sangiovese lo promuoviamo insieme al parmigiano reggiano, al ceto balsamico tradizionale di Modena, al prosciutto di Parma e viceversa, saremo ben più forti piuttosto che più deboli. Insomma, nel momento in cui, per qualcuno sorprendentemente, io avevo fiducia, siamo primi in quasi se non tutte le classifiche, da quelle del lavoro, della disoccupazione, dell'export, del tasso di occupazione in cui abbiamo raggiunto il Trentino. Cioè, non riesco francamente a capire un dibattito di questo tipo quando nella globalizzazione la dimensione fa forza, tant'è che voi sapete c'è un dibattito che vede alcune regioni interrogarsi in giro per l'Italia se la loro struttura troppo piccola non sia un freno alla crescita dell'economia, che poi significa qualità della vita, benessere. Quindi, ripeto, io rispetto le opinioni di tutti, ma io sono convinto che la stragrande maggioranza degli emiliano e dei romagnoli, degli emiliano-romagnoli, non rinuncerebbero all'idea di avere una regione che vada a Piacenza, Rimini e viceversa, e mette in campo tali e tante eccellenze che credo sappiano davvero fare la differenza. Comunque, per chiuderla, 2020 noi dobbiamo arrivare alla piena occupazione. Se arriveremo lì vuol dire 4-5% di disoccupati, vuol dire che quando inizio legislatura dicevo vogliamo dimezzare, la nostra ossessione sarà in 5 anni la disoccupazione, molti sorridevano, penso che non solo dovranno ricredersi ma diversi stanno già ricredendo. Se dobbiamo farlo tutti insieme, senza barriere politiche, senza barriere geografiche. Sangiovese, 50 anni Street Festival qui a Coriano, un altro bel tassello di una Food Valley che sta proseguendo alla grande. Sì, una Food Valley che sta proseguendo alla grande, perché noi abbiamo dato un'accelerazione un po' alla nostra promozione turistica, mettendo appunto nel sistema turistico le grandi eccellenze regionali, che sono naturalmente quelle della Food Valley, ma anche quelle della Motor Valley, ad esempio il Sangiovese. In questo contesto, insieme alla piadina romagnola, visto che siamo a Coriano, e insieme ai grandi prodotti che vengono generati nella parte emiliana della nostra regione, rappresentano appunto questo grande giacimento di perle rappresentato dalla Food Valley, che noi abbiamo avuto insieme ad APT Servizi l'intuizione di coniugare con gli operatori turistici, con i club di prodotto, e creare appunto un vero e proprio circuito gastronomico che stiamo vendendo in Europa e nel mondo, che ci sta dando molti risultati e che fa aumentare l'attrattività della nostra regione.